10 maggio, 12.30 in questo istante. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo istante. Un saluto ad esempio a Marzia che ci sta seguendo in diretta. Grazie mille, scriveteci e mandateci i vostri commenti così che possiamo leggerli in diretta. Siamo sempre qui per raccontarvi Milano e tutto quello che succede a Milano, anche se oggi nella seconda parte di trasmissione, l'avete già visto dal preview e dal waiting prima dell'inizio della nostra trasmissione, andremo in realtà verso le montagne perché risaliremo il fiume Seveso per capire bene che cosa è questo, anzi torrente Seveso, mi raccomando non sbagliate, per capire un po' come mai, insomma, siamo sempre qua alla fine a parlare di Seveso. L'avete visto il nostro articolo sulla storia di Milano News, ma ne parleremo anche più tardi. Insomma, Seveso è uno di quei temi che nascono lontani da Milano, quasi in Svizzera, a pochi metri dal confine della Svizzera, ma che Milano invece deve andare a capire bene cosa farne di questo Seveso. Allora, iniziamo però prima di tutto collegandoci con Arianna per vedere l'inquinamento atmosferico in questo momento sulla nostra città. Mettiamo la scrutina, perfetto. Dicevo, Arianna 7 microgrammi per metro cubo, questo è quello che è il dato medio in questo momento del PM2,5. Aria pulitissima, per fortuna, insomma, un weekend che ha portato una buona aria pulita su di noi. E invece lo vedo collegato con noi con delle bellissime maglie che penso cambino ogni volta, tra parentesi, adesso devo controllare se sono sempre le stesse o le cambia. Sto parlando di Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia, benvenuto e grazie mille di essere collegato con noi. Mattia Del Giudice, cartellino rosa, perché parliamo appunto di calcio femminile, è lunedì e si parla di calcio, no? Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, risultati della scorsa settimana con non poche sorprese. Esattamente, intanto la Juventus vincendo 2-0 contro il Napoli si laurea campionessa d'Italia per il quarto anno consecutivo. Dall'altra parte l'Empoli batte 2-1 il Verona, mentre la Fiorenza pareggia 1-1 con la Roma. Importanti risultati che interessano i milanesi sono sicuramente la vittoria dell'Inter per 5-2 a San Marino, protagonista un'incredibile Stefania Tarenzi, poi lo vedremo nel dettaglio. La Milan perde in casa con la Fiorentina 3-1, crolla nonostante comunque un'ottima partita delle rossonere, ma sotto porta manca di freddezza la squadra di Maurizio Ganz. E d'altra parte Sassuolo batte il Pink Bari, la Pink Bari 1-0, avvicinandosi a soli 3 punti in classifica dal Milan, prima dello scontro diretto che potrebbe appunto valere il posto per la Champions League. Perché appunto Milan, che vediamo nello specifico i risultati con la Fiorentina, deve rimandare la festa Champions, giusto? Esatto, è stata una partita molto sfortunata delle rossonere che prima vanno in svantaggio dopo 8 minuti, poi Corenciova si fa espellere, il portiere rossonero, al 14esimo, tra l'altro un'espulsione che lascia qualche dubbio. Poi però nella ripresa addirittura arriverà doppio viola 2-0, l'arbitro poi concede un rigore molto dubbio al Milan, dove Giacinti riesce a realizzarlo e ad accorciare le distanze, ma Vigilucci all'81esimo chiude definitivamente i conti e quindi manda KO il Milan. Quest'anno è la seconda volta che la Fiorentina batte il Milan, se contiamo anche la semifinale di Supercoppa Italiana. Insomma, Milan che sta un po' zoppicando in questo finale di campionato, no? Dicevo Mattia, un Milan che sta un po' zoppicando in questo finale di campionato, più di una volta a un passo dal successo deve rimandare la festa, inoltre in vista di una finale di Coppa Italia anche, quindi insomma non sarà facile questo finale di campionato per il Milan. Esattamente, un finale davvero incandescente per le rossonere che appunto poi lo vedremo nel dettaglio, sfideranno proprio il Sassuolo la prossima giornata per lo scontro diretto per questo secondo posto, e poi il 30 maggio avranno appunto la finalissima con la Roma, quindi due partite in 3 settimane davvero fondamentali, con anche il maschile tra l'altro impegnato nella stessa situazione per un posto in Champions League. Perfetto, l'Inter invece, come è andata l'Inter? L'Inter goleada invece dell'Inter, vedo, no? Esattamente, una partita non perfetta ma quasi da parte dei nerazzurri, che vanno in vantaggio per 2-0 dopo soli 3 minuti di gioco con Tarenzi e Simonetti. San Marino davvero scioccato
in questa fase iniziale, riesce anche ad accorciare le distanze al 12esimo minuto con Capitan Menin, ma di nuovo Tarenzi poi ristabilisce le distanze sul 3-1 e poi nella ripresa addirittura cala il personalissimo poker portando il risultato sul 5-1, 4 gol per Stefania Tarenzi, sicuramente MVP di questa giornata di campionato. Inutile poi il gol di Barbieri nel finale per il San Marino, quindi un'ottima vittoria dell'Inter che sorpassa in classifica la Florenza e guadagna una posizione in più in vista di questo finale di stagione. Questa è la classifica, giusto? Esattamente, cioè appunto la Juventus prima, che ormai è laureata campionessa d'Italia con due giornate d'anticipo, Milano e Sassuolo che si giocheranno il secondo posto fino alla fine, chissà, forse si risolverà alla prossima giornata nello scontro diretto, e poi c'è un Inter appunto che prova a raccimolare qualche posizione in più in questo finale di campionato, e un Napoli e un San Marino che lottano per un ultimo posto per la salvezza. Prossimo turno cosa ci dobbiamo aspettare quindi? Allora, il Milan, come già detto, affronterà il Sassuolo in trasferta, una partita decisiva. All'andata le rossonere si sono imposte per 2-0, quindi anche se dovesse arrivare una sconfitta per 1-0 si avrebbe comunque il vantaggio nei scontri diretti, però poi bisognerebbe vincere comunque l'ultimo turno contro il Verona, quindi diciamo che il Milan con un pareggio o con una vittoria sarebbe matematicamente in Champions League per la prossima stagione, quindi festa rimandata, però sicuramente non bisogna sottovalutare il Sassuolo, che è davvero una delle formazioni più temibili in questa stagione, se non quella che gioca il miglior calcio, quindi sarà come una finale probabilmente. Per l'Inter invece cosa significano queste ultime giornate? Per l'Inter invece ci sarà un'importante partita con la Florenza San Gimignano, all'andata arrivò una sconfitta contro le Toscane, però questa volta l'Inter sembra comunque in casa sta facendo molto meglio rispetto che alle partite in trasferta e chissà, potrebbe riuscire a ottenere un importante risultato per allungare proprio dalle Toscane in classifica e mantenere comunque un'ottima settima posizione, confermare comunque il piazzamento dello scorso anno e non peggiorarlo. Perfetto, grazie mille. Allora Mattia, io ti ringrazio tantissimo davvero per tutte le informazioni. Ricordiamo dove possiamo trovare cartellino rosa, dove possiamo trovarlo appunto? Siamo un po' ovunque, soprattutto sui social, su Facebook, su Instagram, su YouTube. Oggi, come tutti i lunedì, poi è uscito il nostro gazzettino con tutti i risultati del calcio femminile dalla Serie A all'eccellenza. Grazie mille davvero Mattia. Allora un grazie grandissimo a tutta la redazione di Cartellino Rosa, porto i nostri complimenti a tutta la squadra, insomma ormai è una bella stagione insieme stiamo riuscendo a fare, sono contento. Grazie mille Mattia Del Giudice di Cartellino Rosa, grazie mille davvero e un saluto appunto a tutta la redazione di Cartellino Rosa. Continuiamo, è il momento appunto di una piccola pausa all'interno della nostra trasmissione perché arrivano loro, le foche parlanti, quell'attimo di pausa che ci porta poi con calma nella parte più importante della nostra trasmissione. Oggi è il momento di Acelia Iona, che questa è l'incursione poetica delle foche parlanti. I took my power in my hand. I took my power in my hand and went against the world. 'Twas not so much as David had, but I was twice as bold. I aimed my pebble, but myself was all the one that fell. Was it Goliath was too large, or was myself too small? Acelia Ionac, le foche parlanti. E questa era l'incursione poetica di oggi. Grazie mille davvero. Sempre molto interessante e molto bello avervi all'interno della nostra trasmissione per questo momento di pausa e anche di riflessione grazie alle parole che riuscite a scovare, spesso vostra, spesso di altri poeti. Insomma, che molto bello questa commissione tra voi e tutto il mondo della poesia che vi circonda. Grazie mille davvero alle foche parlanti. Lo avete letto sicuramente, ne hanno parlato in tanti, è un articolo che abbiamo scritto poche settimane fa nella nostra sezione delle storie, vi invito ad andare sul sito milanonews.it/storie, dove troverete degli articoli molto poco web ma molto molto lunghi, fatti apposta per approfondire alcuni temi. Uno di questi è stato il Seveso, molto interessante, molto ben approfondito, ma visto che insomma si può sempre fare di meglio,
Direi che la cosa migliore era approfondire ancora di più un tema che era quello delle alternative alle vasche di laminazione. Abbiamo avuto qua anche l'assessore Granelli che ci ha spiegato nei minimi dettagli cosa sono queste vasche. Allora siamo riusciti ad avere, sono ben contento, con noi in collegamento il Comitato Coordinamento Torrente Seveso per spiegarci invece quali sono le alternative a queste vasche. E quindi diamo il buongiorno a Roberto Colombo e Angelo Agosti. Buongiorno. Buongiorno a te, Fabio. Buongiorno, Buongiorno a grazie tutti. mille davvero di aver accettato l'invito, di essere qui con noi, perché come dicevo appunto è molto interessante la questione, è molto bello anche addentrarsi in tutti i vari aspetti e nel momento in cui si scopre che esiste un'alternativa, ad esempio, a queste vasche, non possiamo che darvi quindi tutto lo spazio per spiegarci quali possono essere queste alternative, oltretutto di uno studio fatto molto molto bene che si può trovare anche all'interno del nostro articolo. Siete stati molto gentili a passarci tutto lo studio e noi l'abbiamo allegato in modo che uno possa leggerselo tutto, sono tante tante pagine ma ben fatte che spiegano che volendo un'alternativa c'è, giusto? Assolutamente sì, un'alternativa c'è. Noi siamo del CCCS, cioè Comitato Coordinamento Torrente Coordinamento Seveso, giusto? Torrente Seveso, sì. Perfetto. È un insieme di una ventina di associazioni e comitati che si sono messi insieme per la salvaguardia del Torrente Seveso. Quel documento di cui accennavi tu prima, in effetti, è un documento che abbiamo redatto per mettere posizioni non esattamente identiche insieme, perché ogni associazione ovviamente ha delle sensibilità diverse, ha dei credo diversi, dai più estremi che sono no vasca ad altri che invece le vasche le possono considerare in qualche modo. Quindi in questo documento che ti abbiamo mandato di riferimento, noi abbiamo detto il nostro pensiero, che è un pensiero alternativo a quello delle vasche, perché si riferisce alla possibilità di creare un modello di infrastruttura verde con la realizzazione del Parco del Seveso. Quindi già un'idea molto interessante, quella appunto di dare come alternativa alla cementificazione, comunque, perché le vasche, per quanto vengono vendute come laghetti, lo sappiamo che verranno comunque scavate, cemento ce ne sarà tanto, e comunque sono opere appunto di cementificazione intorno a un fiume che già di cemento ne sente, ne bagna abbastanza. Voi avete pensato proprio qua di creare una sorta di parco, perché appunto voi avete trovato nella fisica, credo, no? Perché la varianza idraulica credo che arrivi da lì, la risposta all'annoso problema. E come funzionerebbe questa alternativa? Sostanzialmente funzionerebbe col concetto di una città spugna, cioè una città che sia in grado di trattenere l'acqua piovana e di riutilizzarla anziché buttarla in fognatura, sprecarla, farla entrare in un fiume, creare un'ondata di piena e poi ovviamente delle esondazioni che tutti conoscono nel Nord Milano e a Niguarda. Ecco, perché Roberto, ricordaci una cosa, noi stiamo parlando del Seveso. Seveso è classificato come torrente, proprio per la poca portata che di natura ha in sé, giusto? Sì, è giusto, perché il torrente, contrariamente al fiume, ha una portata che durante l'anno varia a seconda delle precipitazioni, quindi passa da essere un fiumiciattolo da niente a diventare un grosso fiume ed esondare addirittura nella zona di Niguarda. Quindi giustamente si parla in questo caso di torrente. E quindi voi dite, se noi creiamo un ambiente, una città che Ma faccia un perché po' da parliamo spugna. Dicevi Angelo, di... scusa? Non ti abbiamo sentito bene, però giusto per completare il senso della portata del Seveso che varia tantissimo, il Seveso e i suoi affluenti hanno una portata naturale veramente bassa. Quello che provoca il grosso del volume di acque portate sono i 1420 scarichi abusivi e le decine e decine di scarichi ufficiali di fogna. Vuol dire che le aziende di tutto il bacino del Seveso, che stanno su questa asta fluviale, scaricano nel Seveso e anche tutti i 300.000 abitanti che ci stanno, quando piove tantissimo, vedono la loro fogna scaricare direttamente nel Seveso. Questo è il vero problema. Ecco appunto,
perché... di fogna e le acque di scarico. Ecco, perché tu hai citato la pioggia, giustamente, no? Però diciamo la pioggia, ahimè, lì non possiamo farci molto, cioè quando piove piove, quando non piove non piove, e di più non possiamo fare. Però dici che il problema non è la pioggia in sé, il problema è che c'è una portata extra derivante dall'urbanizzazione e da molte industrie che riversano nel Seveso, che portano poi la pioggia a non saper più dove finire l'acqua a quel punto, giusto? Non ti sentiamo bene, però giusto per spiegare, la pioggia può essere benissimo gestita col criterio dell'invarianza idraulica. Ok, grazie. Se noi decementifichiamo i territori e deimpermeabilizziamo, facciamo in modo che l'acqua che cade su un territorio rimanga su quel territorio. Ti faccio qualche esempio molto concreto. La settimana scorsa abbiamo invitato noi del CCPS un ingegnere di ERSAP, ente regionale che tutela il territorio, agricoltura, foresta, eccetera. Questo ingegnere è venuto a spiegare al nostro sindaco, alla nostra sindaca, all'assessora e all'ufficio tecnico come realizzare alcuni parcheggi che l'amministrazione vorrebbe fare e come deimpermeabilizzare altri parcheggi esistenti. Questo farà sì che l'acqua piovana che va su quei parcheggi non andrà più in fogna. Infatti questo ingegnere diceva la prima cosa è disconnettere i territori, disconnettere i parcheggi eccetera dalla fogna e fare in modo che queste acque entrino, filtrino nel terreno e vadano giù nella falda. Poi c'è tutto il discorso grosso, importante, di come utilizzare questa acqua di falda che non è potabile, però potrebbe essere usata per utilizzi non potabili, ad esempio lavaggio delle strade, ad esempio innaffiare le alberature, ad esempio sistemi antincendio. Tutte queste cose qua potrebbero essere fatte senza sprecare la preziosa acqua potabile della terza falda, per dire, ma utilizzando l'acqua non potabile della prima falda. Otterremmo di risparmiare acqua potabile che nel futuro non molto lontano sarà preziosissima e di non buttare l'acqua piovana nel Seveso, ma utilizzarla per gli scopi che abbiamo detto prima. Questo è un criterio generale che va applicato da subito e i comuni devono sapere che possono chiedere informazioni, ma ci sono anche finanziamenti per fare le cose che vi ho appena detto, questo tipo di parcheggi o rotonde, eccetera, eccetera. Questo anche perché lo prevede la legge regionale del 2017, la legge numero 4, che parla dell'applicazione dell'invarianza idraulica, che purtroppo viene applicata solamente per gli edifici nuovi. E quindi una minoranza praticamente di edifici, mentre abbiamo migliaia e migliaia di case, di fabbriche, di edifici che non vengono dove l'acqua non viene riciclata, insomma. Quindi la nostra proposta è anche una proposta di variazione della legge, in cui praticamente la legge estenda lo suo scopo anche agli edifici pubblici, privati e soprattutto alle grandi superfici industriali piuttosto che centri commerciali, dove sono migliaia e migliaia di metri cubi di acqua, perché in una precipitazione, soprattutto negli ultimi tipi di precipitazione di tipo tropicale, esiste veramente un surplus di acqua che scende dal cielo. E quindi la defiscalizzazione permetterebbe al privato perché? Anche. Fatemi capire, quindi, se ho capito bene, il concetto è l'acqua scende dalla pioggia, la pioggia scende sulla nostra città. Se nel momento in cui tocca terra, trova un campo, trova della terra che diciamo fertile, cioè che possa prendere quest'acqua e trattenerla, non ci sono problemi. Il problema è che invece cade sui nostri tetti, cade sulle nostre, sui nostri parcheggi, sulle nostre strade. Non ti sentiamo più, Fabio. Stavo facendo giusto un riassunto. Il criterio è proprio questo. Stavo facendo giusto un riassunto perché ci segui da casa. Dicevo, abbiamo appunto, capito la domanda. Stavo se giusto quest'acqua invece di essere incanalata nella fogna, okay, perfetto, attraverso questo, tutta la cementificazione che è stata fatta, giusto, trovasse un terreno filtrante, arricchiremmo l'acqua di falda, potremmo utilizzarla come abbiamo detto prima, però abbiamo bisogno che la regione
estenda la legge dell'invarianza idraulica anche sugli edifici esistenti e sulle opere esistenti. Ad esempio, una villetta del nostro paese che volesse raccogliere l'acqua piovana del suo tetto potrebbe costruire una cisterna sotterranea e utilizzare quell'acqua lì per il bagno, per i fiori, per il giardino, quel che l'è. Però per fare questo, e facendoci anche risparmiare acqua potabile, avrebbe bisogno di un incentivo fiscale, perché ci guadagneremmo tutti, guadagnerebbe chi fa l'opera e anche chi risparmia l'acqua. L'altro tema è che quest'acqua, che sicuramente non è pulitissima, ma non è inquinata, cioè acqua piovana, acqua normale, diciamo, non ce la possiamo bere, ma va bene. Invece, nel momento in cui entra nel Seveso, si va a mischiare con acque per nulla invece pulite. Sono acque alquanto inquinate. Cosa bisogna fare a questo punto? Sul discorso invece dell'inquinamento, delle acque del Seveso che sono inquinate. Ok, sì, l'acqua del Seveso, lo sappiamo tutti, è inquinata almeno da 50 anni. Non sono mai stati fatti degli interventi seri se non porre dei depuratori, che però nel tempo hanno una performance sempre minore. Quindi si tratta di intervenire sulla capacità e il funzionamento di questi depuratori, sostituendoli con dei depuratori di ultima generazione che possano garantire la pulizia dell'acqua. Se l'acqua fosse pulita, già l'idea della vasca di laminazione sarebbe sicuramente più accettabile, perché perlomeno ci sarebbe acqua pulita e non acqua di fognatura. Ricordiamo che quando succedono le piene, i depuratori non sono più in grado di filtrare, vengono bypassati e tutta la fognatura, dico tutta la fognatura, e conosciamo l'inquinamento che viene provocato, finisce nell'acqua del Seveso, quindi sono acque di fogna, acque puzzolenti, acque inquinate, anche inquinate da metalli pesanti piuttosto che da glifosato, anche dall'inquinamento che producono i pesticidi nei campi. Cioè c'è un mix up di una serie di elementi che rendono effettivamente il Seveso inaccettabile. Quindi se il primo intervento da fare oggi, io avessi la possibilità di dirlo, il primo intervento sarebbe quello di disinquinare il Seveso. Si può fare? Poi c'è il problema del canale scolmatore, perché a Palazzolo di Paderno Dugnano, non so se ne siete a conoscenza, però esiste lo scolmatore nord-ovest che scolma l'acqua e la porta al Ticino. Era previsto di essere doppio questo canale per poter sopportare volumi della portata di 60 metri cubi al secondo, invece all'altezza di Senago si sono interrotti i lavori, l'acqua, quella poca acqua che sono 30 metri al secondo va nel Ticino e lì hanno previsto di fare altre due vasche di laminazione, cioè la stessa vasca di 250.000 a Bresso, lì sarebbero due vasche da 810.000 metri cubi. Torniamo al discorso dell'inquinamento però. Torniamo a parlare di inquinamento un attimo. Quello che dite voi, cioè si può fare, come si può fare a disinquinare il Seveso? Allora, la prima cosa sono gli scarichi, controllare gli scarichi. Vabbè, quello su quello so che... Chiunque, qualsiasi azienda che nei suoi processi di lavorazione ha degli scarichi liquidi, li butta nella fogna e li butta nel Seveso. Allora, queste aziende, primo, devono essere tenute a presentare ciclicamente la qualità delle acque, non solo la quantità, la qualità delle acque che scaricano addosso, in pratica, al sistema pubblico. Il privato produce, però quello che ne subisce le conseguenze è il pubblico. Quindi tutte queste aziende devono ciclicamente presentare dei certificati. Primo. Secondo, si possono costruire degli impianti di fitodepurazione. A Calderara ne stanno progettando uno bellissimo, qual Calderara e Paderno Dugnano, è un quartiere. Nelle acque meteoriche che cadranno in questo quartiere, il loro sfioro, il loro colmo di fogna, finirà in un impianto di fitodepurazione, depurato attraverso sabbia, attraverso alberi, attraverso piante, attraverso essenze arboriche e batteri pure, e batteri pure, e costruiranno un parco
con percorsi ciclopedonale, con un laghetto, con insomma tante, un'area periferica verrà riqualificata purificando l'acqua della Fonia. Se questo venisse fatto in ogni quartiere, la quantità di acqua che cade su ogni quartiere verrebbe trattata, depurata localmente. Ma non solo, si possono fare delle vasche volano, le vasche sotto delle grandi aree che si possono trattenere fino a quando passa la bomba d'acqua, okay, piena, e poi possono essere mandate ai depuratori a membrana di nuova concezione, come ci prescrive l'Europa, perché se non facciamo queste cose qua, nel 2027 noi avremo 70 milioni di euro di multa all'anno. Ecco. Quindi pensate quanti soldi buttati per non pulire il senso. Perché non hanno ascoltato o preso in considerazione la vostra ipotesi? Quale risposta vi siete date? Ah, perché il progetto sostanzialmente è stato creato e progettato a livello esecutivo già nel 2011. Progetto delle vasche, ok, sì. Sto parlando delle vasche, sì. Okay. E per le vasche si prevedeva un volume dato da 5 vasche, un volume totale di 4 milioni e mezzo di metri cubi, che ovviamente ci vogliono per costruire questa di Bresso che stanno facendo praticamente 2 anni. Poi ci sono altre vasche che sono 10 volte più grandi, come quella per esempio di Paderno, Varedo Paderno, nell'area ex SNIA, inquinata, che è assolutamente inquinata quell'area e deve essere bonificata. Questa concezione non è che non la conoscono, questa concezione, diciamo la scelta è nata con una visione passata e con un intento soprattutto emergenziale per risolvere il problema del momento, okay, e non programmato invece nel tempo come possono essere gli interventi di invarianza idraulica, che al contrario a livello di diffusione devono essere dispersi in tutto il territorio, soprattutto nella parte a monte, in modo che le acque vengano trattenute e quindi non contribuiscano alle ondate di piena. E quindi, ma davvero, davvero secondo voi, se noi avessimo... noi chi abita appunto più su a monte queste vasche magari nei propri giardini, nelle proprie case, farebbe così tanto la differenza? Assolutamente, se noi riuscissimo a raccogliere semplicemente l'acqua dei tetti delle case, okay, avremmo risolto il problema delle piene del Seveso, solo con l'acqua dei tetti, ma non detto da noi, detto nelle nostre conferenze che facciamo con gli enti, con ERSAF ad esempio, detto dagli esperti, insomma, dagli ingegneri che controllano, che hanno il compito proprio di pulire le acque. Dirò di più, che se i comuni fossero obbligati a, quando devono dare delle licenze edilizie o mettere mano al loro territorio, se fossero obbligati ad avere il parere, il benestare di AIPO, di ARPA, di ERSAF, noi avremmo i comuni che agiscono in maniera intelligente, tutti nella stessa direzione, e non che le cose buone che fa uno poi vengono vanificate da un altro comune che non applica queste cose. Sarebbe bello che la regione dicesse: i comuni che vogliono mettere mano al loro territorio devono avere il parere, il benestare di questi enti di gestione. Chiarissimo. Allora, siamo quasi in chiusura. Ricordateci dove possiamo trovare però tanto altro materiale, perché ce ne avete davvero tantissimo, e dove possiamo approfondire il discorso sulle alternative appunto per salvaguardare il Seveso. Ok, abbiamo una pagina. Allora, sicuramente ci si può incontrare anche di persona al Climate Fest che ci sarà al Parco Nord nei giorni 4, 5 e 6 giugno, dove ci sarà il CCTS, Coordinamento Comitati Torrente Seveso, potremo parlare di persona, potremo raccogliere firme su una petizione in cui i cittadini chiedono di pulire il Seveso, più l'invarianza idraulica, scolmatore nord-ovest, tutte, e potranno dire: no, le vasche di laminazione che stanno costruendo non sono una soluzione, sono come mettere la polvere sotto il tappeto, non si fa così in tempi di emergenza climatica mondiale.
Quindi lì ci si potrà incontrare e chiacchierare, ci saranno anche dei tavoli tematici di discussione. Ricordaci bene, quando è Climax Fest? Quando? Non ho capito, scusa. Quando e dove il Climax Fest? 4, 5, 6 giugno al Parco Nord a Niguarda, dove c'è il laghetto. Proprio in quell'area ci sarà questo Climax Fest, ci saranno parecchi tavoli tematici e uno dei discorsi principali sarà appunto quello dell'istituzione del Parco del Seveso, dell'invarianza idraulica e di tutti i suggerimenti che dovrebbero essere presi in considerazione perlomeno per il futuro. La vasca di Bresso è stata incominciata, la stanno realizzando, si può comunque discutere sul renderla più favorevole e meno pericolosa per la salute delle persone, si possono fare tante cose e soprattutto se si incominciasse con un piano coordinato a livello regionale di invarianza idraulica si potrebbe evitare di fare tutte le altre vasche che ricordo sono 5 per un totale di 150 milioni di euro di investimenti che potrebbero essere risparmiati. Oltretutto c'è anche il problema che la gestione di ciascuna vasca, per un conto tra l'altro fatto assolutamente sottovalutando i costi, ogni vasca teoricamente costerebbe, almeno quella di Bresso, la più piccola, 250.000 metri cubi, costerebbe 400.000 euro all'anno di pulizia. Scusa Roberto. Fabio, prima di salutarci vorrei dirti una cosa molto semplice che fa però tanto incavolare gli abitanti di Bresso. Almeno il cantiere della vasca che stanno costruendo, che sia legale, che siano rispettate le prescrizioni di legge, che la terra venga bagnata e non alzino nuvole di polvere enormi, che venga piantumato tutto intorno alla vasca con alberi di alto fusto e di chioma ampia per fare una barriera, che vengano dati dei ristori ai comuni e agli abitanti interessati a queste vasche, che venga soprattutto dato del terreno da acquisire a parco, terreno da decementificare, deimpermeabilizzare. Queste cose qua, visto che la stanno già costruendo, perlomeno che la facciano all'interno delle norme di legge e di cantiere. Chiaro, dici, che non vengono applicate in questo momento. Che dici giustamente, almeno, se poi volete farlo, almeno che vengano fatte nelle giuste maniere. Poi più. Andremo a controllare, andremo a vedere tutte queste segnalazioni che ci avete fatto, che sono molto interessanti. Interessante anche quello che hai detto prima, ridiamo al parco del territorio, ma non del territorio che sia già comunque verde, ma del territorio da decementificare. Questo è molto molto interessante e fa capire l'ottica con cui fate anche le vostre proposte per ridare spazio appunto all'ambiente che insomma in questi anni ne ha sofferto alquanto. C'è poi il vostro sito che è quello del ccts.flazio.com, abbiamo appena messo il link nei commenti a questa diretta. Che dire, io vi ringrazio tantissimo, davvero credo che avete fatto un ottimo lavoro e ci avete spiegato davvero molto bene che cosa sta succedendo in quella zona. Grazie a te, ti Fabio. Ringraziamo molto. A presto. A presto, grazie mille, mi raccomando andate a seguire sul sito il Comitato Coordinamento Torrente Seveso. Io ringrazio tantissimo Roberto Colombo e Angelo Agosti, grazie mille a entrambi davvero e buona giornata. Grazie mille, grazie. Al Comitato Coordinamento Torrente Seveso, grazie mille davvero. Allora noi chiudiamo qui la nostra puntata, come sempre vi do appuntamento mercoledì con una puntata di Good Morning Milano. Piera, puoi tornare pure su di me, non c'è problema, non so cosa sta succedendo, l'energia fa niente, va bene. Io saluto tutti quanti coloro che stanno seguendo, vi ringrazio tantissimo, buona giornata a tutti, eccomi qua, perfetto, eccomi qui, c'è successo qualcosa di strano in regia, ma tutto è tornato al posto giusto. Dicevo, grazie mille di averci seguito, domani siamo in diretta alle 3 su Radio BlaBla Network, non perdetevi come sempre in Circovalla con Emanuela Persico, domani la redazione di Municipio X, quindi si parlerà di territorio di municipi e poi noi torniamo qua in diretta sempre come tutti i mercoledì alle 12.30 con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.